Un'ottima ragione per venire a Festoria di domenica sera. Stasera suonano i Closure. Adesso presentiamo il gruppo. Ditemi un po', come vi chiamate? Enzo. David. Sid. Davide. Francesco. Come vi presentate? Che musica fate? Da dove venite? Allora, noi siamo un gruppo della Val di Susa, in provincia di Torino. Facciamo musica progressive, psichedelica, rock. Adesso siamo molto contenti di suonare qua a Festoria quest'anno, perché noi tutti crediamo che sia un ottimo festival, un ottimo staff e ottimi organizzatori. Portiamo questa sera alcuni brani del primo progetto, che si chiama Striving for Knowledge, strumentale, e anche dei pezzi inediti che sono tratti dal progetto, dal secondo progetto che stiamo componendo adesso. Quindi state anche per uscire con un nuovo album? Sì, ci vorrà ancora qualche... Ok, aspettiamo un annetto. Sì, un annetto, pensiamo 2013. Quindi voi dalla Val di Susa conoscevate Festoria? Conosciamo Festoria, sì. Tramite Fabio, il nostro fonico, quello che ci segue di solito. E quindi, insomma, ce ne ha sempre parlato molto bene. Ha detto, sì, ragazzi, per me sarebbe un sogno vedervi a Festoria. Vi ho detto, caspita, allora... la prossima occasione non mancheremo. Infatti credo che siate il gruppo che viene da più lontano quest'anno. Quest'anno credo di sì, negli anni passati non lo so, però... No, abbiamo avuto gruppo, abbiamo avuto gli Almucahuanca. Suonerete sullo stesso palco degli Almucahuanca. No, ma infatti noi siamo contentissimi, ma soprattutto sia per il festival, che comunque è di qualità, sia per il pubblico, la gente di Saronno. Noi eravamo qua anche ieri sera, vediamo che comunque risponde bene a qualsiasi gruppo, qualsiasi realtà musicale indipendente, e soprattutto anche per la causa di questa grande festa che da 19 anni va avanti e speriamo non finisca mai. Ma siete informatissimi, sapete da quanto dura, dov'è, chi siamo, da dove veniamo, siete informatissimi. Questo è il mondo dell'internet che dà informazioni a tutti. Vabbè, di cosa parlano i vostri testi? Allora, rispondo sempre io. I testi appunto del secondo progetto, perché il primo non aveva testi se non un libricino scritto dal nostro batterista con una storia del concept. Invece il secondo album sono testi basati sul sentirsi un po' alienati da questa società. Quindi c'è un personaggio sempre all'interno del concept album, della storia, quindi tutti i brani sono collegati. Mm-hmm. E questo personaggio vive delle situazioni all'interno della società, all'interno delle quali lui si pone delle domande sulla sua vita, su ciò che ha sempre fatto nella vita, e si pone solamente delle domande, le pone ai suoi cari, alla sua famiglia, a sua moglie, però viene visto come un pazzo, perché appunto si poneva delle domande che alla società di oggi in realtà sono banali, scontate, e quindi poi noi abbiamo enfatizzato un po' questa cosa, e essenzialmente noi vogliamo far vivere a questo personaggio tutte le frustrazioni e le ingiustizie che la società di oggi sta, cioè la gente di oggi sta vivendo, dalla società, da chi ha in mano il sistema e niente, quindi c'è questo paragone tra il singolo e la società. Quindi lui viene chiuso in un ospedale psichiatrico, quindi c'è una repressione in atto su di lui, sul suo essere, e ogni volta che gli viene dato qualche psicofarmaco, viene messo all'elettroshock, è come se la società di oggi, ogni volta che tenta di ribellarsi, tenta di uscire a chiedere qualche, a vedere più avanti di quello che deve vedere, viene repressa in ogni modo, in ogni sistema. Posso dire che la trama più interessante di tutte quelle che ho sentito in tutti i Festoria che ho intervistato è veramente avvincente. Questo lo dico a parere personale. Posso chiedere una domanda? Quanto quello che sta accadendo in Val di Susa ha condizionato quest'album? Allora, noi abbiamo iniziato a scrivere quest'album, le idee sono nate un anno fa, poi noi particolarmente appunto essendo della Val di Susa viviamo molto da vicino la realtà che c'è appunto adesso, che secondo noi è una realtà abbastanza critica, e comunque influenzato. I testi non parlano, cioè non c'è nessuna citazione riguardo di nessun movimento, di niente, però comunque è stata una buona fonte di ispirazione, nel bene e nel male. Sì, cioè vivendolo in prima persona alcune situazioni e non avendo molti strumenti per comunicare,
Allora abbiamo pensato appunto di scrivere questi testi in maniera comunque ermetica, cioè nel senso l'ispirazione non si capisce, ma il messaggio arriva, almeno speriamo, e niente, però annunciamo già che comunque se partiamo, se il concept parte in maniera comunque negativa, con un'ottica abbastanza negativa della società di oggi, comunque noi speriamo e vogliamo credere che comunque qualcosa di positivo possa ancora succedere e possano ancora cambiare delle cose, almeno lo speriamo, anche perché sennò a 22 anni già pensare che sia, poi magari rimane solo un pensiero, però è giusto crederci. Mi piace questo messaggio di speranza, fine settimana, sì, perché apre bene la settimana prossima. Posso fare una domanda così un po' più leggera? Vi offendete? No, assolutamente. Vi offendete? Com'è la birra qua a Festoria? Vi è piaciuta? Avete già bevuto, visto che eravate qua anche ieri sera? Ottima. Sono già due birre alle 7, quindi è stata molto gradita, complimenti. La rossa che ho bevuto io mi è piaciuta, quindi sì, direi sì, molto buona. Tu hai preso la birra del giorno? Sì, a pranzo oggi, colazione, pranzo, ci siamo svegliati un po' tardi, allora a mezzogiorno ci è stata subito offerta una bionda fresca per il caldo, direi ottimo. E i panini, la pizza, hai mangiato? Io ho mangiato benissimo qua. Sì, sì, anch'io. Ho preso un pezzo di pizza, ma la consiglio. No, ma io se posso, oltre alla birra e i panini, cioè, è veramente squisita anche l'organizzazione, lo staff, veramente persone ottime. Insomma, sì, Festoria, l'accoglienza. Sì. Si stanno cercando di ricavare un posto anche per Festoria, la 20ª edizione. Al di là di quello, veramente, sinceramente, veramente delle bellissime persone. Facciamo un po' un confronto, come sono i festival dalle vostre parti? Allora, io non voglio parlare male di casa mia, fare quello che... No, un po' per le differenze, non lo so, di là fanno la polenta e qua sì, la pizza, non so, le cose, vabbè, le cose banali. In Val di Susa, in altre situazioni in cui di assemblee magari popolari così, la polenta non manca mai. Immaginavo. Va alla grande. Però no, anche dal punto di vista dei festival, anche di Torino, Cintura... adesso in quest'ultimo anno, ma è un po' così per tutto, cioè per tutta l'Italia, penso la situazione che si sta vivendo, non c'è grande movimento, almeno per quanto riguarda la situazione indipendente musicale, però comunque Torino si è sempre difesa bene, ha sempre proposto comunque delle ottime situazioni, sia a livello di locali d'inverno, sia a livello di festival. Noi abbiamo avuto modo di partecipare a alcuni festival di Torino e provincia e ci siamo comunque trovati bene. Poi in realtà, come, senza sviolinare, però in realtà come Festoria veramente fossero tutte così sarebbe ancora meglio, perché però si vede che è gente che ci crede, lo fa perché c'ha un ideale, ci crede, non per altri fini, si vede, sono persone veramente ottime. Bene, grazie da parte di Festoria, anche se io non sono tra gli organizzatori, però grazie da parte, come saronnese, grazie. Grazie a voi. Posso chiedere una domanda da una che non ascolta tanto rock? Una definizione di progressive, perché tutti mi hanno detto sì, intervista gli Closure perché loro sicuramente sono progressive, sono bravissimi nel progressive. Come si definisce progressive? Ma dunque, il termine prog è comunque un termine molto ampio, nel senso non si può definire il prog in poche parole. Sicuramente è un genere musicale che lascia spazio, possiamo dire, a quella che è l'inventiva e l'idea di ricercare all'interno della musica. Quindi qualsiasi gruppo che si pone il problema o comunque ha l'interesse di ricercare nella scoperta di nuovi suoni, nuove sonorità soprattutto, può essere definito un gruppo prog. Anche perché il progressive all'interno racchiude tantissimi altri generi musicali, quindi all'interno di un brano prog noi possiamo trovare una ritmica dance con una chitarra rock sopra e qui è invece delle tastiere o comunque un fondo psichedelico, quindi è comunque un genere che tende a raccogliere dentro di sé altri generi e quindi a sperimentare un qualcosa di nuovo. Sì, infatti anche noi per esempio ci definiamo progressive rock, psichedelico così, ma giusto per dare un'idea. Poi in realtà noi abbiamo brani che magari sfiorano più sul rock, oppure più sulla psichedelia, oppure più sull'elettronica, però cioè, il progressive è un'idea, diciamo, un'idea di quello che è all'interno
del progetto si può fare, si può arrivare, cioè noi non abbiamo limiti, non ci siamo mai posti nessun limite dicendo no, non faccio, anche perché arriviamo tutti da realtà differenti, c'è il batterista che sta studiando in una valida scuola jazz, lui che sta studiando, il tastierista pianoforte al conservatorio, il chitarrista che arriva più da situazioni più hard rock, il cantante è sempre stato sul prog un po' più fissato e io anche diciamo sono più sulla scena psichedelica, più Pink Floydiana diciamo. Tu, quindi tu sei il fissato col prog? Sì, diciamo così, mi sembra un po' riduttivo però sì, no, nel senso mi piace molto come genere, l'ho sempre ascoltato e... però mi piace l'idea di non chiudersi in una scatola, che è quello per cui apprezzo molto questo progetto, perché c'è spazio veramente per tutto. Ci fai un assolino, un pezzettino? Dai! Con una citazione del passato, Into the Fire, dai. Ma anche non un pezzo vostro, un pezzo prog generale. Lui canta anche molto bene, che ne so, i Deep Purple o le Zeppelin. Una volta, quando eravamo un po' più piccoli, era molto bravo a cantare Into the Fire, quindi potrebbe farci l'acuto di Into the Fire un attimo al volo così. Dai, continua. Into the Fire! Tanta roba, ragazzi. Ce lo facciamo. Che roba, wow. Non dovete perdervi stasera a Saronno, a Piazza Rossa, a Festoria 2012, i Closure. Ciao. Grazie, ragazzi. Ciao, grazie. Il gruppo di apertura di Festoria 2012, la serata di domenica, sono i Killing Me Softly. Vi presentate? Ciao, io sono Ivan. Enrico. Io sono Fabrizio. Che musica fate? Che cosa ci proponete stasera? Allora, questa sera proponiamo delle cover riarrangiate a modo nostro. È una lenta costruzione, soprattutto basata sulla loop station, che è quella che utilizza il cantante. Quindi su una costruzione sia di loop ritmici e poi elettronici sopra quella di loop ritmici. E quindi una rivisitazione, direi a metà fra la dubstep e l'elettronica come genere, ecco. Sì, come abbiamo chiesto anche agli altri gruppi, ci date una definizione di dubstep? Ma la musica dubstep è una musica che ultimamente viene molto utilizzata dai cosiddetti DJ e noi stiamo cercando una strada per somigliare a questa corrente che ormai è sempre più di moda, sempre più in voga, che fa i numeri. Ma perché c'è una cosa interessante nella dubstep, che è proprio la costruzione a riff, no? A loop, e sia la sonorità elettronica, ma soprattutto l'idea di partire da una costruzione sul palco che ogni volta è diversa, perché la loop station appunto registra esattamente quello che il cantante fa e poi sopra si costruisce il brano. Quindi è a metà un po' fra la musica classica suonata e quella da DJ, no? Quindi la dubstep è un genere che si colloca un po' a cavallo già fra il DJ e la musica suonata. Quindi direi che la definizione di dubstep proprio è strizzare l'occhio un po' al mondo anche dei DJ in qualche modo. Si può avere qualche anticipazione sulla scaletta? Ma questa sera proponiamo David Bowie, i Depeche Mode, i Beatles, i Doors. E la canzone da cui prende nome il vostro gruppo? Ma no, perché noi abbiamo fatto un percorso molto strano, siamo partiti come un trio acustico dove la nostra proposta era lo standard jazz. Noi siamo partiti come un gruppo jazz, faceva swing. Mm-hmm. E quindi noi inizialmente eravamo i Killing Me Softly with Jazzly, ok. E poi piano piano ci siamo trasformati, siamo stati
siamo messi alla ricerca di un sound tutto nostro, e chiaramente il nome l'abbiamo mantenuto, che poi dopo si è trasformato in KMS, si è abbreviato, e niente, oggi siamo qua. Beh, giocate in casa perché siete tutti della zona di vicino, com'è suonare la Festoria? È sempre un'emozione, perché è un palco che dà sempre tante emozioni, e sempre come suonare a casa per la prima volta, quindi è... Insomma, sono sempre emozionato. Oh, Enrico è sensibile. Ma. Beh, è una bella spinta a un Festoria che è tornato alle origini dei quattro giorni, quindi dovreste essere proprio orgoglioso. Cioè, io sarei orgogliosa se fossi in voi, no? Ok, sì. Poi, dato anche il contesto di questa festa, la storia appunto di questa festa, sì, per noi è un onore. Tra l'altro sono accompagnati da donne e bambini, vi state muovendo come una carovana, vedo, giusto? Sì, direi che ogni volta è una specie di festa, insomma, è una specie di festa insieme, in qualche modo è bello anche così, no? Possiamo riprendere anche il pargolo, il futuro? Non possiamo per motivi di diritti, okay. Sui minori, va bene. Facciamo una cosa, ecco, che non abbiamo detto, secondo me è importante. Ah, okay. Che ogni brano, sì, per noi molte volte diventa un perno di espressione, perché noi improvvisiamo molto, facciamo molta improvvisazione, e questa è una cosa fondamentale di KMS, cioè utilizzare la cover come appunto come gli standard jazz, come si usano gli standard jazz, utilizzare la struttura per metterci davvero del proprio. E dove ognuno tira fuori il suo sentire musicale. La domanda è, visto che appunto c'è tanta improvvisazione e anche tanta meccanica, nel senso che comunque c'è l'utilizzo di uno strumento che fa il loop, e che quindi sì. bisogna anche azzeccarla giusta subito, perché sennò certo. Poi quando vai in loop, perché non sono pre-registrati, esatto. Vengono registrati direttamente mentre stiamo facendo la performance. Sì, certo. si crede che fare il DJ sia una cosa facile, cioè tantissimi ragazzini si improvvisano DJ. Quali sono invece secondo voi le basi per potersi avvicinare alla dubstep e imparare a farla bene? Onestamente? Sì. Ma io devo dire che sono più propenso a chi suona uno strumento, a chi emette un disco. Cioè, logicamente noi stiamo cercando un sound che si avvicini alla dubstep, noi non mettiamo su dischi, noi suoniamo, noi siamo dei musicisti. Sì, ma... La stessa, sì. Cioè, immaginiamo di utilizzare lo strumento del DJ come uno strumento musicale. Quindi io ho il mio loop che appunto non è né preregistrato, ma nasce al momento, quindi vuol dire che cambia a seconda della serata, delle intenzioni sue della serata, piuttosto che... E lavorare proprio sull'istante. Lui ha anche degli strumenti tipo le campane Zen, piuttosto che si possono registrare, mandare a loop. Ecco, questo è un modo, secondo me, per rendere poi il fare DJ, o comunque la strumentazione del DJ, come un vero e proprio strumento musicale, perché a quel punto lì cambia a seconda dell'emozione del momento, piuttosto che, ecco, l'idea è un po' questa. Sì. Quindi la strada numero uno è imparare davvero a suonare uno strumento, e sì, poi... Sai, a volte si legge, quel DJ suona in quel locale, sai, non è la nostra... Noi nasciamo come strumentisti, poi lo strumento elettronico che permette questo lavoro a loop ci permette per esempio di essere solo in tre e avere un sound invece come una band completa, ok? È uno strumento che utilizziamo, questo non vuol dire appunto usare delle basi preregistrate piuttosto che, ma secondo... Per noi la cosa bella è proprio il fatto di costruirlo al momento. E quindi come fate? I CD non ne producete? Ma noi di CD non ne produciamo. Il nostro è comunque momentaneamente un lavoro di intrattenimento musicale. Diciamo che abbiamo in progetto gli inediti. Stanno nascendo, ci stiamo lavorando su e... presto li faremo uscire. Ok, quindi ci saranno delle novità anche da parte vostra? Sì, sempre con l'idea che anche l'inedito sarà una sorta di pretesto poi per generare questo fiume elettronico musicale che in qualche modo seguirà un po' la linea che stiamo seguendo adesso, no? Sì, cerchiamo di parlare un po' l'era moderna, ecco.
Ah, è molto bella questa integrazione fra il tecnico e lo strumento, sì, come origine. Io la trovo innovativa, forse perché... No, poi c'è anche del vintage in un certo senso, perché comunque c'è Enrico con il contrabbasso che dà al suono un pilastro molto retro, ok? E credo che così, questo connubio tra il vecchio e il nuovo sia una buona proposta e a noi ci piace molto, ci diverte e vorremmo far divertire anche gli altri. Bene, facciamo un bel saluto agli amici di Festoria. Ok. Dai, bene. Da parte dei Killing Me Softly, anzi KMS. KMS. Da Festoria, domenica sera venite a sentirli qui con il loro loop. Un bel saluto, okay. Ciao. È il primo anno che partecipo a questa festa e sono molto felice, un bel momento di gioia, un bel momento per divertirsi. Beh, sono già qualche anno a Festoria ed è sempre un piacere tornare qui e vedere questa gente meravigliosa. Che dire, ci tornerò ancora e mi divertirò sempre di più. Il primo anno di Festoria, il clima sembra buono, caldo, la gente è positiva. Speriamo che duri negli anni perché davvero il clima è ottimo. Anch'io primo anno Festoria, spero di tornarci insieme a questi gruppi che ci sono stasera, che sono spettacolari, e ringrazio tutti quelli che mi hanno fatto conoscere questo evento. Bellissima giornata oggi a Festoria, passata qua nel pomeriggio sotto il sole con la gente che arriva sempre più numerosa, bellissimo, la mia prima esperienza qua a Festoria, spero di tornarci i prossimi anni, veramente molto molto bello. Ciao, anche per me il primo anno qua a Festoria, questa è la 19ª edizione, siamo contentissimi di essere qua con il nostro gruppo, i Closure, ringraziamo tutto lo staff e l'organizzazione e ci vediamo il prossimo anno di sicuro. Vabbè, penso che hanno già detto tutti, mi è solo a dire che in realtà... Devo dire che la realtà di Festoria comunque è una realtà davvero, no, sono stati 4 giorni bellissimi qui a Festoria, io con il bassista siamo stati qui tutte le serate e siamo rimasti colpiti dal clima in cui siamo stati accolti, ecco, speriamo di poter essere qui nei prossimi anni, quest'anno abbiamo la fortuna di essere come gruppo e devo dire che il prossimo anno tornerei anche come staff per rivivermi questa esperienza, ecco, grazie a tutti. Ciao a tutti, non ricordo da quanti anni è che faccio Festoria, non mi interessa ricordarlo, nel senso che quello che mi interessa è per quanti anni riuscirò ancora a farlo, credo siano Iase una decina d'anni, più o meno, dico sì. Bene, esatto, e questo finalmente riusciamo anche a portare un gruppo da Torino, quindi Festoria esce dai suoi confini, grazie, ciao. Ciao a tutti, io sono Alessandro, anche per me è il primo anno di Festoria, è incredibile perché, cioè, come sono arrivato qua mi è sembrato di essere qua da 19 anni, è un'esperienza bellissima, ok basta, no, come diceva Fabio prima, speriamo ancora di poterne fare altri 20 oltre quelli che già ci sono, non so se ci sarò anch'io per i prossimi 20 anni, però Festoria! Festoria! Io mi sono persa il festival. Oria!